Daniel Siracusa, la capolista non si ferma, 9-2 anche contro l'Atletico Sermoneta, insomma siete andati bene fin da subito, un buon primo tempo e poi avete chiuso la partita. Beh sì, stiamo andando bene in questo campionato, stiamo lavorando duramente gli allenamenti e sta andando tutto bene. Adesso arrivano insomma le sfide un po' più impegnative rispetto a questa, come le affrontate dal punto di vista mentale, insomma, sì. La fiducia? Sì, cioè, no, lo Sperlonga è comunque una buona squadra, questo è un campionato aperto, ci giocheremo con tutte comunque. Presidente Vaccaro, certo venire qui senza tre giocatori così importanti era complicato dare fastidio alla capolista. Sì, infatti purtroppo abbiamo due infortunati seri, poi il portiere titolare che gli è nata la bambina 2 giorni fa, quindi non è potuto venire per questa motivazione, e Olsi sta fermo per febbre e cose varie, quindi sono 4 giocatori che comunque con questa signora squadra era bello giocare al completo, insomma, anche perché comunque noi l'anno scorso abbiamo disputato la finale di Coppa Provincia con loro, è una squadra totalmente cambiata, si è rafforzata molto, quindi a maggior ragione dovevamo venire al completo. Però non posso rimproverare niente, ragazzi, hanno dato tutto contro una signora squadra e è andata così. E alla luce di queste assenze, che come hai detto insomma un paio anche parecchio lunghe, che cosa ti aspetti adesso da questo campionato? Sicuramente queste assenze ci penalizzano molto, infatti Mino Sennega già manca da un mesetto e purtroppo la differenza si è vista, anche perché noi avevamo preparato comunque una squadra all'altezza per il campionato di C2, le prime 3 partite infatti l'hanno dimostrato. Però poi quando punti su dei giocatori, 1, 2, 3 giocatori fondamentali e purtroppo ti si fanno male proprio i 3 fondamentali della squadra, giustamente la ruota comincia a girare male, purtroppo gira male. Ecco, dobbiamo affrontare al meglio anche mentalmente adesso le prossime partite. Dopo questa di Stella penso che abbiamo qualche squadra all'altezza nostra, con questo organico parlo. Quindi speriamo solamente che ecco, almeno Sennega e Di Trocchio riescano a rientrare il più presto possibile, almeno dopo le feste di Natale.